Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar, alla conferenza dei servizi semplificata, primo evento online che apre il programma dalla sospensione alla ripresa, un programma di informazione, formazione e affiancamento a distanza delle amministrazioni sulla ripresa delle attività produttive dopo questa emergenza sanitaria. Sono Paola Pirani di Formex PA e vi do il benvenuto a questo evento online. Do anche il benvenuto ai relatori di oggi, Riccardo Roccasalve e Mariangela Benedetti, esperti di semplificazione Formex PA, ai quali a breve passerò la parola. Questo webinar in materia di semplificazione amministrativa apre, come dicevo, un programma di informazione, formazione, affiancamento a distanza all'amministrazione sulla ripresa delle attività produttive dopo l'emergenza sanitaria. Fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che Formex PA realizza su mandato del Dipartimento della Funzione Pubblica. Questo programma si rivolge a tutte le amministrazioni che sono coinvolte nel rilascio delle autorizzazioni per le attività di ripresa e si pone l'obiettivo di fornire alcuni strumenti utili per dare veramente risposte tempestive alle imprese che riapriranno o che avvieranno ex novo la loro attività. Proprio la ripresa di queste attività economiche è l'occasione per attuare realmente sul campo la semplificazione. La semplificazione è proprio per aiutare più possibile e proprio per questo noi daremo attuazione occupandoci di alcune tematiche importanti, quali la conferenza dei servizi semplificata, il silenzio assenso, l'autorizzazione unica ambientale e il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Come funziona questo nostro nuovo progetto, questo nuovo programma? Allora, ci sarà un webinar introduttivo come questo di oggi, ci sarà poi la costituzione di un gruppo di lavoro interattivo per l'approfondimento di casi concreti e per finire questo lavoro che verrà fatto appunto nel gruppo di lavoro più ristretto verrà poi presentato a tutti quanti attraverso un webinar di approfondimento proprio sui risultati del lavoro del gruppo. E questo tutto per tutte le tematiche che dicevo prima, ovvero la tematica di oggi, ovvero la conferenza dei servizi semplificata, il silenzio assenso, l'autorizzazione unica ambientale e il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Come viene costituito questo lavoro, questi gruppi di lavoro? Allora, questo gruppo di lavoro, che è la novità di questo programma, tutti gli interessati che vogliono far parte, di questi gruppi di lavoro possono inviare la loro proposta, la loro analisi di un caso alla nostra mail, ponsemplificazione@formex.it. Una mail che deve essere così strutturata. Nell'oggetto deve esserci scritto gruppo di lavoro, conferenza dei servizi, proprio per questo webinar in oggetto. Nel testo della mail, il nome, il cognome, l'ente di appartenenza, ovvero la regione, il comune, eccetera, eccetera, il ruolo che viene ricoperto all'interno dell'amministrazione e poi la proposta, ovvero propongo di lavorare su e si viene illustrato nel dettaglio un quesito di particolare complessità o rilevanza. È importante che tutti questi casi vengano alla nostra attenzione e vengano inviati alla nostra mail ponsemplificazione@formex.it entro il 15 maggio 2020. Queste notizie ve le ripeterò anche durante il corso del webinar e alla fine, in modo tale che siano più chiare, e poi nella nostra pagina di eventi avrete la possibilità di scaricare queste slide e dunque di avere questi promemoria. Allora, come dicevo prima, quali sono gli appuntamenti di questo primo ciclo, sulla conferenza dei servizi? L'11 maggio, cioè il webinar di oggi, poi il gruppo di lavoro che si riunirà il 21 maggio dalle 10 alle 11:30 e poi per finire ci sarà il webinar finale sulle conclusioni del lavoro svolto il 4 giugno dalle 10 alle 11:30. Allora, ritorniamo un attimo a parlare un po' del nostro progetto. Le attività realizzate dal progetto fino al dicembre 2019 sono stati veramente tanti. Sono svolte attività di formazione in presenza a distanza, 95 eventi di sensibilizzazione e formazione con ben 18.000
e più di 18.000 partecipanti e 1.820 amministrazioni coinvolte. Sono stata data attuazione a dei centri di competenza, ben 7, Calabria, Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria. C'è stato un affiancamento e consulenza in presenza e a distanza con il supporto dell'help desk, il monitoraggio e la verifica delle misure di semplificazione con ben 11 indagini e poi ricordiamo la nostra rete di esperti, la nostra comunità di pratica sulla piattaforma rete.italiasemplice.gov.it. E oltre questo ricordiamo anche tutti i nostri webinar e i nostri seminari che hanno toccato le tematiche che vanno da appunto dalla modulistica unificata e standardizzata al commercio, la notifica sanitaria, la digitalizzazione, l'autorizzazione per le imprese funebri, Covid-19 SUAP, ruolo del SUAP e il SUE e infine anche appunto tutto sulla conferenza dei servizi come oggi. Tutti i nostri eventi, tutti i nostri seminari, il materiale utilizzato, potete trovarlo in questa pagina al nodo di eventi 17455 e vi riapre poi ai link di tutto ciò che, di tutti i nostri eventi e lì potete scaricare tutto il materiale utilizzato dai nostri docenti e per quanto riguarda i webinar anche le domande alle risposte poste in chat. Dunque parliamo della semplificazione come supporto per la ripresa dell'attività economica dopo l'attenuarsi di questa emergenza. Le amministrazioni andranno supportate attraverso l'utilizzo di conferenze di servizi semplificate con l'applicazione del silenzio assenso, la riduzione dei controlli ex ante mentre un aumento dei controlli ex post e vi rimando a un articolo molto interessante dall'amministrazione dell'emergenza all'amministrazione della ricostruzione responsabilità, controlli e tempestività. Il link è presente nella nostra pagina di eventi nei materiali utili. Andiamo all'incontro di oggi, dopo l'accoglienza ci sarà l'intervento di Riccardo Roccasalva, poi a seguire Mariangela Benedetti e poi tutta l'ultima parte del nostro webinar dedicato ampiamente alle domande poste in chat da voi. Ricordo che le domande alle quali non ci sarà tempo per rispondere le troverete poi in forma scritta sempre sulla nostra pagina di eventi. Di cosa parlerà? Riccardo Roccasalva parlerà degli aspetti applicativi della conferenza di servizi semplificata, mentre Mariangela Benedetti parlerà della rassegna giurisprudenziale sulla conferenza di servizi. La chat, questo strumento ormai che avete preso confidenza e che sapete usare tranquillamente, in cui potete porre tutti i vostri quesiti e dove ci sono io che vi do il supporto. E ricordo che la registrazione e le slide si troveranno appunto nella pagina di eventi nella quale vi siete iscritti, ovvero il nodo 220087. E a questo punto non mi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento e io sono qui in chat. Buon proseguimento a tutti. Buongiorno a tutti, allora arrivano le slide. Perfetto. Allora, come diceva Paola prima, oggi parleremo degli aspetti applicativi della conferenza semplificata, quindi oggi tratteremo soltanto di una delle due tipologie di conferenze decisorie, quindi quella semplificata, non invece anche quella che già più volte abbiamo trattato, che è la conferenza simultanea. Il motivo, insomma, intuitivo, in questa fase di smart working, diciamo, connesso all'emergenza coronavirus, chiaramente è ancora più importante gestire in maniera efficace, in maniera efficiente, un procedimento interamente telematico, quale appunto la conferenza semplificata. Naturalmente non affronteremo per motivi di tempo tutti i dettagli, soltanto quelli salienti. Allora, intanto una breve ripassata, insomma, degli aspetti salienti della riforma del 2016, quindi della riforma Madia. Come sapete, gli articoli da 14 a 14-quinquies sono stati interamente sostituiti appunto dalla legge Madia del 2015, in particolare la conferenza decisoria diventa obbligatoria quando occorrono almeno due pareri o atti di assenso da parte di diverse amministrazioni. Su questo aspetto, che diverse criticità e difformità applicative ha determinato in Italia, poi spenderemo qualche parola dopo.
Uno dei punti forza naturalmente è quello dell'accelerazione dei termini procedimentali, vedremo come. In particolare, mentre prima occorreva aspettare 30 giorni e soltanto come evento patologico, diciamo, si innestava il procedimento di conferenza di servizi, oggi è previsto come un evento assolutamente fisiologico e naturale. E poi la semplificazione del meccanismo decisorio. Anche qui ci soffermeremo in un paio di slide. Importante il discorso del principio di proporzionalità, e cioè la regola è c'è un rapporto di regola di eccezione tra conferenza semplificata e conferenza contestuale. Come sapete, la conferenza viene contestuale, quella a cui eravamo abituati fino a qualche anno fa, in cui ci riuniamo tutti insieme intorno a un tavolo con il progetto, l'intervento da esaminare, si convoca soltanto in alcuni casi specifici, nei casi più complessi, oppure quando non si riesce a chiudere, la conferenza di servizi semplificata. Questa slide ne abbiamo già parlato. Allora, qual è la tempistica della conferenza di servizi semplificata? Si decide al massimo, in 45 giorni, quindi, dalla ricezione, gli enti invitati, gli uffici eventualmente comunali invitati in conferenza, hanno 45 giorni per esprimere il loro parere. Nella legge 241 si parla di determinazioni, ma naturalmente sono i pareri, che hanno un valore squisitamente endoprocedimentale. Fanno eccezione, i pareri che devono essere rilasciati dagli enti preposti alla tutela degli interessi di rango costituzionale, i cosiddetti interessi sensibili, no? Quindi paesaggio, pubblica sicurezza, tutti gli altri aspetti, salute, tutti gli altri aspetti connessi, chiedo scusa, paesaggio, salute e gli altri aspetti previsti dall'articolo 14 bis. Che cosa succede? Qual è la vera innovazione di questa riforma? Anche in questo caso, poi la collega, l'autoressa Benedetti ci illustrerà più avanti il dettaglio giurisprudenziale. L'unica guarentigia che è rimasta a favore dei cosiddetti enti sensibili è l'allungamento dei termini, ma non c'è anche la possibilità di bloccare diciamo così, l'esito della conferenza. Quindi si applica assolutamente il silenzio assenso anche in questi casi. Poi naturalmente sul silenzio assenso terremo poi un ciclo di webinar nelle prossime settimane, ma è importante dire in questa sede che il silenzio assenso di cui parliamo per la conferenza dei servizi è il silenzio assenso cosiddetto procedimentale, quindi quello all'interno dei rapporti tra pubbliche amministrazioni. Non è il silenzio assenso cosiddetto provvedimentale, cioè quello che vale come titolo, e che invece è disciplinato, come sapete, dall'articolo 20 della stessa legge 241. Tra l'altro, anche i casi di esclusione del silenzio assenso, a seconda che sia procedimentale o provvedimentale, sono diversi. Poi lo vedremo bene trattando il silenzio assenso. Comunque, quello che dobbiamo la questione con cui abbiamo già familiarizzato in questi anni è che, appunto, anche in caso di interessi sensibili, il silenzio assenso si applica. Non si applica invece soltanto in alcuni casi specifici che poi vedremo tra pochissimo. La conferenza simultanea, quindi, in questi casi si terrà solo quando è strettamente necessario. Allora, veniamo quindi a uno dei nodi degli aspetti più interessanti e più critici che hanno contraddistinto, diciamo, questi primi anni di applicazione della riforma, e cioè il requisito della pluralità di amministrazioni che devono rendere i propri pareri. È chiaramente scritta così, la norma può prestarsi a delle difformità interpretative. In particolare, c'è stata un'interpretazione estensiva che dice, secondo la quale basta che dalla posizione, lo diciamo subito, prevalente, per cui basta che una sola altra amministrazione, oltre a quella precedente, sia chiamata a esprimere un parere o un atto di assenso. Perché questo? Perché scatti l'obbligatorietà della conferenza? Questo perché oltre al parere di un'altra amministrazione
c'è naturalmente anche il parere che deve esprimere l'ente precedente. Quindi l'ente precedente rappresentato in conferenza dal responsabile di procedimento, naturalmente, oltre che eventualmente da altri uffici, immaginiamo il SUAP o il SUE, naturalmente ci possono essere oltre al SUAP o al SUE altri uffici comunali che devono esprimere pareri. Quindi sicuramente in questi casi si sostanzia di per sé, la duplicità. Cioè la pluralità di atti di assenso che giustifica e necessita, rende obbligatorio il ricorso alla conferenza. Secondo un'altra interpretazione invece più restrittiva, l'obbligo di indire la conferenza scatta soltanto se oltre all'ente precedente almeno altri due debbano esprimersi. Quindi uno più due, diciamo, come si usa dire in questi casi. Nel senso dell'interpretazione, diciamo, estensiva della norma, abbiamo, io ho citato giusto tra le tante, una FAQ pubblicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la numero 2, che trovate sul sito del Dipartimento, che dice che il responsabile del procedimento deve sempre indire la conferenza quando per la conclusione del procedimento devono essere acquisiti almeno due pareri, intese, concerti, nulla osta da parte di diverse amministrazioni. E chiaramente nei due pareri è ragionevole che sia ritenere che sia incluso anche quello dell'ufficio precedente, perché alla fine, naturalmente, tutti questi pareri entrano nel calderone dei pareri che poi vanno valutati dal responsabile del procedimento. Così come anche, ho fatto l'esempio regionale, la legge regionale dell'Emilia-Romagna, la 15 del 2013, il comma 7 dell'articolo 18, come modificato nel 2017, ci dice che è specificamente dedicato al procedimento di formazione del permesso di costruire, quindi una norma di carattere edilizia urbanistica. Se per il rilascio del permesso occorre acquisire atti di assenso di altre amministrazioni, il responsabile convoca la conferenza dei servizi. Quindi di altre può significare anche di una sola altra, oltre a quella naturalmente del comune, che poi deve essere l'ente che rilascia il permesso. Stesse regole, naturalmente, stesse condizioni valgono per indire la conferenza dei servizi nell'ipotesi di scia condizionata. Qui ci riferiamo naturalmente a un altro degli istituti introdotti dalla riforma Madia del 2015, quindi in particolare la scia condizionata, quindi l'articolo 19 bis, comma 3. Vi ricordo appunto che a partire dalla riforma Madia abbiamo non più soltanto la scia come la conoscevamo, la scia cosiddetta semplice, ma abbiamo altri due tipi di scia, quella unica e quella condizionata. Quella condizionata è appunto un tipo di segnalazione certificata, la cui efficacia è condizionata proprio al positivo espletamento della conferenza dei servizi. Vi ricordo che l'articolo 19 bis comma 3 dice il responsabile convoca. Naturalmente questo convoca lo si può ritenere, viene generalmente ritenuto, non va interpretato in senso restrittivo, in senso tecnico, perché anche per la conferenza prevista per la scia condizionata, la regola è quella della conferenza semplificata e l'eccezione è quella della conferenza simultanea. Naturalmente non mancano eccezioni nel nostro ordinamento a questa regola. Uno lo conosce bene, chi si occupa in particolare di edilizia e di beni culturali, è previsto proprio dal DPR 31-2017. Vi ricordo il DPR che ha introdotto l'autorizzazione paesaggistica semplificata. E proprio nell'autorizzazione paesaggistica semplificata è previsto che la conferenza dei servizi semplificata è obbligatoria, quindi l'indizione è obbligatoria soltanto qualora, oltre al permesso di costruire e all'autorizzazione paesaggistica, sia necessario almeno un altro atto di assenso. Sapete che nella definizione generale l'autorizzazione paesaggistica, quella prevista dall'articolo 146 del codice per il paesaggio, è atto presupposto rispetto al rilascio del permesso di costruire. Quindi oltre a questi due atti che naturalmente occorre secondo l'articolo 11,2 del decreto, occorre necessariamente un terzo atto di assenso. Però in questi casi,
i termini previsti per le amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica dei beni culturali, quindi che sia appunto la regione o ente delegato, a seconda provincia o comune, a seconda della realtà regionale, e la sovrintendenza, i termini appunto di 90 giorni sono dimezzati. Quindi questo giusto per darvi contezza dell'eterogeneità delle soluzioni possibili. Qual è il vantaggio della conferenza dei servizi semplificata? Naturalmente, oltre, uno l'abbiamo già visto, quindi non occorre aspettare un evento patologico come era prima, quale la mancanza di atti di assenso entro 30 giorni. La conferenza si indice se scatta questa causa di obbligatorietà che abbiamo appena visto. Inoltre, l'altro vantaggio è che la conferenza è completamente dematerializzata. Cioè, quando dematerializzata, che vuol dire? Che naturalmente non viene espletata come accadeva prima, con l'invio attraverso atti su supporto cartaceo o altri. Quindi, quali sono le modalità? Ce lo ricorda l'articolo 14 bis della 241. Può essere quando non è disponibile una piattaforma telematica, per esempio, ci sono tanti applicativi, parlo di SUAP e di SUE, che hanno questo tool, questa funzionalità di gestione della conferenza, anche per esempio il portale Imprese in un giorno, ma ce ne sono tante altre. Quindi, quando non è possibile disporre di piattaforma e firma digitale, è possibile, ci ricorda l'articolo 14 bis, inviare in allegato a un messaggio di posta elettronica anche ordinaria la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione, oppure la PEC. Naturalmente, la PEC, lo sappiamo bene tutti dalla pratica di tutti i giorni, la PEC ha un duplice vantaggio rispetto alla posta ordinaria, che intanto generalmente ha una capacità maggiore, quindi se dobbiamo veicolare allegati di una certa consistenza, la PEC ci dà, da questo punto di vista, maggiori possibilità, e poi soprattutto la PEC ci dà la cosiddetta ricevuta di consegna, che come sapete equivale alla vecchia cartolina di ritorno, l'avviso di ricezione, quella che una volta tornava dopo tanto tempo, adesso invece torna in tempo reale, quindi abbiamo la prova anche giuridica che la nostra comunicazione è andata a buon fine. Detto questo, però, anche la posta elettronica ordinaria, purché naturalmente, questo ce lo ricorda anche il CAD, purché sia quella istituzionale, non quella privata, vale assolutamente nei rapporti tra gli uffici. Poi c'è una terza possibilità, questa è molto interessante, che è molto utile quando i progetti, quando dobbiamo trasmettere agli enti invitati in conferenza progetti di una certa consistenza, allegati di grande dimensione che neanche la PEC riuscirebbe a gestire. In questo caso, sempre se naturalmente non disponiamo di una piattaforma telematica, possiamo depositare virtualmente il progetto sul nostro server e inviare agli enti invitati semplicemente le credenziali, quindi la username e la password, per poter accedere e poter poi lavorare direttamente online, o meglio scaricarselo da remoto, eccetera. Questo si chiama in gergo informatico FTP, cioè File Transfer Protocol, che è una modalità appunto utilizzata quando soprattutto ci sono progetti di una certa rilevanza, una certa dimensione. In questa slide vi ho voluto giusto evidenziare un esempio pratico di un esperimento che a livello territoriale si sta facendo, che riguarda, ve l'ho messa non perché riguardi specificamente la conferenza, come dire, la conferenza semplificata. È un progetto nato, io immagino, da quello che si evince sul sito, soprattutto per facilitare nella regione Marche, soprattutto nel periodo del post-terremoto, per facilitare le conferenze, anche quelle contestuali. Però è importante perché, diciamo, è stata creata a livello regionale una piattaforma con i fondi della Comunità Europea 2014-2020. Appunto, questa piattaforma è un progetto MeetPad, si chiama. Quindi la regione cerca di dotarsi di strumenti di interazione online, gestionali e di condivisione documentale. Perché? Lì soprattutto perché c'è un'esigenza, appunto, come dicevo, legata alla gestione della ricostruzione post-terremoto. Come leggete nella slide, si stimano circa 35.000 conferenze di servizi da indire o convocare,
quindi naturalmente è utile utilizzare una piattaforma di carattere regionale. Questo è un esempio interessante a livello, come dire, istituzionale, ma in una slide successiva che vedremo più avanti verso la fine, vedrete che ci sono anche nell'ambito di un progetto nazionale dell'AGID, ma anche molte aziende private si sono mosse autonomamente, c'è la possibilità di gestire non soltanto le conferenze semplificate online, che è una cosa obbligatoria per legge, ma anche e soprattutto eventuali conferenze contestuali si possono gestire in questo periodo naturalmente di distanziamento sociale con modalità assolutamente digitali, senza perdere nessuno quasi delle funzionalità previste per le riunioni fisiche. Ad ogni modo, torniamo alla conferenza semplificata. Giusto un breve ripasso di cose che sapete già a memoria, quindi ci spenderemo poco tempo. La conferenza, questo è sicuramente uno degli elementi più critici che molti responsabili di procedimento in questi primi, ormai sono quasi 4 anni, perché questo è un decreto entrato in vigore a fine luglio del 2016, quindi sono quasi 4 anni. Appunto, uno degli elementi più critici sono i 5 giorni lavorativi entro cui il responsabile del procedimento deve appunto istruire la pratica e, se formalmente completa, la deve inviare insieme all'atto di indizione, quindi allegati insieme all'atto di indizione a tutti gli uffici comunali, gli uffici del suo, comunque gli uffici dell'ente, più gli altri enti che devono esprimere pareri, in modalità, come dicevamo prima, esclusivamente telematiche. Qual è il contenuto obbligatorio naturalmente dell'atto di indizione? L'oggetto della determinazione, quindi di che cosa stiamo parlando letteralmente, l'istanza del privato, la documentazione a corredo, oppure, come dicevamo prima, se utilizziamo il sistema FTP, le credenziali per accedere telematicamente alle informazioni e documenti che avrò depositato sul mio server. Altro aspetto importante, obbligatorio, il termine perentorio non superiore a 15 giorni. Badate, nella 241 i giorni, a meno che non siano esplicitati come lavorativi, come abbiamo scritto sopra, sono solari e consecutivi. Quindi sopra leggete 5 giorni lavorativi, quindi se la pratica mi arriva il lunedì avrò tempo fino al lunedì successivo, facendo salvi, che per fortuna, il sabato e la domenica. Altrimenti, quando non indicato, i termini si intendono solari e consecutivi, quindi senza interruzioni. Quindi 15 giorni solari e consecutivi entro i quali gli enti possono chiedere integrazioni documentali, ma anche eventualmente possono chiedere la convocazione della conferenza dei servizi, quindi di trasformarla da semplificata in contestuale. Ancora, nell'indizione deve essere indicato il termine perentorio entro cui vanno rese le determinazioni, quindi i pareri, 45, non oltre 45 giorni o 90 giorni. E la data, questo è molto importante, la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona e simultanea. Questo è che deve essere fissato entro 10 giorni dalla scadenza del termine di qui sopra. Questo è anche bene non dimenticare di inserire questa data, sia perché naturalmente se poi voglio passare alla conferenza contestuale lo devo indicare da subito, ma anche perché non ci nascondiamo che è una forma di sottile, come dire, persuasione morale, nel senso, se mi dai il parere nei tempi, se tutti gli enti mi danno il parere nei tempi, non ci sarà bisogno di indire la conferenza, di convocare la conferenza contestuale, a meno che non ci siano poi problematiche che vedremo tra poco. Che cosa dice l'articolo 14 bis? Dice che gli enti invitati in conferenza devono rendere i rispettivi pareri nei tempi stabiliti, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Questo è un altro aspetto della 241 che è stato un po', che ha creato un po', diciamo, di incertezze applicative. Allora, da questo punto di vista, cito un'altra FAQ del Dipartimento della Funzione Pubblica, la FAQ numero 17, che ci ricorda che il termine di 45 giorni è inteso fino a, quindi la norma ci dice posso dare non oltre, devono esprimersi non oltre 45 giorni. Quindi eventualmente in questo caso, quando non ci sono enti preposti alla tutela di interessi sensibili, il responsabile può fissare un termine più breve,
anche perché devo tener conto dei 5 giorni entro i quali devo indire la conferenza, quindi 5 giorni prima e 5 giorni dopo, sempre lavorativi, entro i quali, ricevuti i pareri, il responsabile del procedimento deve adottare la determinazione motivata di conclusione. Se invece sono coinvolti enti sensibili, il termine, la norma non dice fino a 90, ma dice 90, quindi si ritiene che sia un termine fisso. E quindi, come ti ricordo appunto il Dipartimento, fissare un termine più breve in questo caso potrebbe esporre l'ente precedente a rischio di contenziosi. Quindi, quando ci sono enti sensibili, è sempre opportuno lasciare il termine di 90 giorni. Fermo restando, ripeto, che una volta decorsi i 90 giorni, poi il silenzio è assolutamente da considerarsi come quello formatosi nei confronti degli altri enti, quindi non c'è, a quel punto è più nessuna differenza. Sembra scontato dire quando è 45 e quando è 90, però non è sempre così. La norma naturalmente si esprime in termini abbastanza generici e infatti da questo punto di vista in questa slide vi do conto di una difformità applicativa che riguarda l'autorizzazione sismica. La FAQ numero 45 del Dipartimento dice che il termine ordinario trova applicazione, quindi quello dei 45 giorni, trova applicazione anche per l'autorizzazione sismica, perché questa è riconducibile alla pubblica incolumità e la pubblica incolumità non rientra tra le ipotesi in cui occorre raddoppiare il termine. Le ipotesi sono, come leggete, tutela ambientale, paesaggistico territoriale, beni culturali, tutela della salute dei cittadini. Quindi, non essendo l'autorizzazione sismica rientrante in quanto pubblica incolumità all'interno di questa casistica, il termine massimo è di 45 giorni. Ma alcune regioni, tra cui vi ho citato ancora una volta la regione Emilia-Romagna, con una circolare del 2018 ha invece previsto 90 giorni per l'autorizzazione sismica. Quindi, anche qua, naturalmente, non è lungi dal volervi dare soluzioni certe, vi segnalo semplicemente questa, anche qua, un'incertezza applicativa legata ad alcune autorizzazioni, quindi che non è ben chiaro a livello regionale e nazionale se debbano rientrare nei 45 o nei 90 giorni. Ancora, un altro aspetto sempre problematico dal punto di vista dell'applicazione pratica della conferenza di servizi semplificati è quella del silenzio assenso. Abbiamo detto che il silenzio assenso si applica a tutti i casi, quindi anche a quelli, anche agli interessi sensibili. Non si applica invece, e questo è la differenza dal silenzio assenso provvedimentale di cui l'articolo 20, di cui parleremo tra qualche settimana, non si applica invece ai casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Ora, quali sono naturalmente questi casi? Alcuni sono naturalmente macroscopici e quindi è facile, c'è anche una FAQ del Dipartimento che lo chiarisce, la FAQ 22, sicuramente la valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione integrata ambientale e le emissioni in atmosfera. Chi di voi ha letto l'articolo 269 del Codice dell'Ambiente sa che lì è previsto appunto l'obbligo di rilasciare un parere da parte dell'autorità competente che non è soggetto a silenzio assenso. Rispetto a questa FAQ vi posso aggiungere ad esempio il riconoscimento di stabilimenti che trattano generi alimentari previsti da una direttiva, l'853-854 del 2004 dell'Unione Europea, che sono gli stabilimenti appunto dove il ciclo produttivo è diverso e più complesso rispetto a quelli che sono gli stabilimenti che vanno in notifica, quindi questi sono casi che sicuramente ai quali si applica sicuramente il silenzio assenso. Una materia invece che crea significative incertezze e disarmonie a livello nazionale è quella degli scarichi delle acque reflue, quindi gli articoli 324 e seguenti del Codice dell'Ambiente. Qui la direttiva comunitaria del 91, come modificata naturalmente negli anni successivi, non chiarisce se l'avete letta, se occorrerà o meno un provvedimento espresso. Ci sono realtà regionali dove è pacificamente soggetto a silenzio assenso, altre, anche per esempio nella regione dove lavoro io, in Campania, non ci sono autorità competenti in materia di agua in particolare che non la considerano invece un'attività
soggetta a silenzio assenso. Quindi anche qua occorrerebbe sicuramente una chiarificazione a livello centrale. Veniamo alla fase conclusiva, quindi alla determinazione conclusiva, ai casi in cui la conferenza si chiude con esito positivo o con esito negativo. Abbiamo, come leggete nel titolo della slide, i due casi estremi, per cui se ho acquisito come responsabile del procedimento tutti atti di assenso favorevoli, anche impliciti, quindi anche col silenzio assenso, in quel caso vi ricordo che l'articolo 14 bis equipara al silenzio assenso a un assenso incondizionato, quindi norma senza condizione. Ci sono anche delle interessanti sentenze su cui più avanti l'autoressa Benedetti si soffermerà. Quindi questi sono casi in cui pacificamente la conferenza viene chiusa con esito positivo, quindi ho acquisito tutti gli atti di assenso, o anche atti di assenso più atti non rilasciati. In quel caso sono sempre si applica il silenzio assenso pacificamente. Oppure sono atti favorevoli con prescrizioni, con condizioni, che però il responsabile del procedimento, sentiti i privati, sentiti gli enti interessati, non ritiene che si possano accogliere senza necessità di apportare modifiche sostanziali. Perché è chiaro che se io dovessi apportare modifiche sostanziali, ci sarebbero i problemi che vediamo tra un attimo. Questi sono i casi estremi in cui sicuramente vado tranquillo nel chiudere positivamente la conferenza. Se invece ho ricevuto una determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza, cioè, chiedo scusa, se ho ricevuto atti di dissenso che l'amministrazione non ritiene superabili, per esempio atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e che non sono superabili neanche con prescrizioni o modifiche anche rilevanti, a quel punto rilascio una determinazione motivata di conclusione negativa, sempre nei 5 giorni successivi. Attenzione però, in tutti i casi in cui, come nei casi che qui ci occupano, si tratta di procedimenti a istanza di parte, va bene? Quindi chiaramente i procedimenti SUAP, SUE, eccetera, questa prima determinazione non produce un effetto tombale, quindi, ma produrrà semplicemente l'effetto di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'articolo 10 bis della stessa legge 241. Perché? Il motivo è chiaro, perché ci troviamo all'interno di un procedimento nel quale, pur nominato conferenza dei servizi, non si è ancora, come dire, concretizzato un principio fondamentale della 241, cioè il principio del giusto procedimento. Come la giurisprudenza prima e anche la dottrina, adesso dal 2005, la 241 ci insegna, un procedimento è giusto e quindi il provvedimento finale sarà appunto, da questo punto di vista giusto se ho consentito al privato almeno una volta di entrare nel procedimento e di consentirgli di dirmi la sua, prima di eventualmente di bocciare la sua istanza. In questo caso io naturalmente avrò svolto un procedimento soltanto telematico, avrò acquisito soltanto pareri dagli enti, dagli uffici interessati, non ho ancora ascoltato la voce del privato. In questo caso, appunto, la prima determinazione negativa avrà il valore di una comunicazione di motivi ostativi. In questi casi, ricordiamoci che cosa dice l'articolo 10 bis? Dice che quando ci sono motivi ostativi, appunto, il responsabile del procedimento comunica l'esistenza di tali motivi ostativi entro 10 giorni solari consecutivi, ce lo ricordiamo tutti, il privato può presentare osservazioni corredate da documenti. Se non lo fa, naturalmente si arriverà poi al rigetto definitivo. Se invece l'interessato presenta nei 10 giorni osservazioni eventualmente corredate da documenti, l'effetto, e questo ce lo ricorda l'articolo 10 bis, non è meramente sospensivo, ma interruttivo. Va bene? Quindi è come se a seguito delle osservazioni si innestasse una nuova conferenza dei servizi, anche questa semplificata. Quindi il responsabile del procedimento trasmette agli altri enti coinvolti le eventuali osservazioni presentate perché? Proprio perché la comunicazione ha un effetto interruttivo.
Quello che è importante, infatti ve l'ho messo alla fine della slide come suggerimento, naturalmente in quanto tale liberi di accoglierlo o meno, ma credo che sia importante che in questi casi il responsabile del procedimento evidenzi agli altri enti coinvolti o ai propri uffici comunali che l'eventuale nuova pronuncia negativa si basi sull'esame delle nuove osservazioni, che non ci sia un richiamo apodittico a quanto già espresso, cioè per evitare il vizio tipico dell'atto amministrativo che è l'eccesso di potere in questi casi, è meglio non scrivere. Ci si richiama a quanto già esposto e si ribadisce il parere negativo. Ma è bene scrivere, lette le nuove osservazioni, il parere resta negativo per i motivi che si vanno a esporre. Quindi è importante dare atto del fatto che, del perché eventualmente le nuove, osservazioni, anche queste, non siano meritevoli di accoglimento. Questo appunto sempre per evitare i vizi di legittimità dell'atto. Ci sono poi, come dicevamo, i casi intermedi, cioè sono stati acquisiti atti di assenza o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, per esempio sono pervenuti uno o più atti di dissenso espressi da qualsiasi soggetto, eccetera, eccetera, a prescindere dal ruolo e dalla natura dell'interesse tutelato, e quindi questo non importa quale tipo di interesse sia. Quindi non abbiamo un parere negativo assolutamente, come dire, tranchant, quindi tombale. Oppure atti di assenso, però con prescrizioni che richiederebbero veramente una modifica sostanziale del progetto. Ci sono varie ipotesi che poi potrete leggere bene nella slide. In tutti questi casi il responsabile del procedimento si trova con una serie di atti che richiederebbero un ping pong continuo tra gli uffici, per cui la chiude lì e convoca la conferenza in maniera simultanea, quindi cessa di esistere la conferenza semplificata e si innesta quella simultanea. Perché? Perché il responsabile del procedimento capisce che se non si verifica quella simultaneità, quella contestualità di visioni, di pareri intorno allo stesso progetto, difficilmente si riuscirà a trovare la quadra tra tutti gli interessi pubblici coinvolti. Il mio tempo è scaduto, quindi vi volevo soltanto segnalare che proprio come dicevamo prima, citando la Regione Marche, è soltanto un esempio naturalmente, ma proprio per dirvi che anche in questa fase di distanziamento sociale, anche le conferenze simultanee in modalità sincrona possono essere gestite con modalità telematica. C'è un progetto, Solidarietà Digitale, gestito dall'AGID, del Ministero dell'Innovazione Tecnologica, che proprio prevede la possibilità, anche oltre la fase del 31 luglio, di fine dell'emergenza, che piattaforme avanzate di videoconferenza, quindi con la possibilità di condividere progetti, documenti e quant'altro, siano utilizzabili gratuitamente, quindi non semplicemente non parliamo di Skype o delle forme di videoconferenza a cui siamo abituati, ma anche servizi evoluti di videoconferenza sono disponibili oggi gratuitamente. Restava soltanto, mi rivolgo a Paola, alcune slide sul rapporto con il 160, però se sono stato un po' lungo, magari dare la parola a Mariangela, non Puoi andare so ancora tranquillamente, puoi quello che andare fa. tranquillamente. Ok. Allora, brevemente, nella slide precedente c'è un quadro sinottico pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, come viene gestito il procedimento di conferenza semplificata. Un aspetto in particolare, il rapporto, sapete che il titolo secondo quindi anche in questo caso, come vedete, la fattispecie di obbligatorietà è la medesima rispetto alla legge generale.
Qual è la peculiarità? La peculiarità è che non è stata cambiata il primo comma dell'articolo 7 del 160, quindi è rimasta la norma che ci dice che il SUA, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, può chiedere all'interessato la documentazione integrativa, siamo nella fase istruttoria, e nei successivi 30 giorni adotta il provvedimento conclusivo. Questa è la fase decisoria. Pertanto, se occorre acquisire atti intese o atti di assenso da parte di diversi enti, il responsabile non è che può indire, ma indice una conferenza dei servizi. Ora chiaramente torna, se vi ricordate quella slide che dice che deve essere fatto salvo il termine finale, di conclusione del procedimento, è chiaro che comunque bisogna garantire una tempistica massima di 60 giorni. Naturalmente, ricordo a tutti che l'articolo 7 ci dice fatto salvo un'eventuale tempistica inferiore prevista dalle regioni. Quindi se una regione non ha previsto termini più brevi, la tempistica è 30 più 30. Quindi anche un'eventuale conferenza dei servizi che venisse indetta dal responsabile del SUAP o eventualmente convocata nei casi di particolare complessità dovrebbe rispettare questa tempistica. Chiudo con quest'ultima slide. Una volta scaduto il termine previsto dal DPR, sempre i famosi 60 giorni, l'ente precedente, ricordiamocelo sempre, conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dai pareri non rilasciati. Va bene? Vi ricordo che sicuramente, che sembra una cosa scontata, ma non lo è, con questo vi saluto e cedo la parola alla dottoressa Benedetti, uno dei casi in cui sicuramente non si applica il silenzio assenso è proprio la conclusione della conferenza. Cioè la determinazione finale della conferenza dei servizi va sempre rilasciata. Diversamente, il privato potrà soltanto, come nel caso del silenzio assenso, in caso di VIA, AIA, eccetera, in quel caso potrà soltanto fare ricorso contro il silenzio inadempimento, ma non potrà scattare, diciamo così, il silenzio assenso perché le conferenze vanno chiuse con un provvedimento espresso. Qual è? L'abbiamo visto, una determinazione conclusiva, positiva, o negativa, da parte del responsabile. Io avrei finito, ora comincio a leggermi qualche domanda e poi cedo senz'altro la parola a Mariangela. Grazie. Allora, mentre ecco Mariangela che si collega, nel frattempo stanno per arrivare le slide. Allora, buongiorno a tutti, sono Maria Angela Benedetti e anche io, insomma, da un po' di tempo mi occupo di diciamo, conferenza di servizi. Dunque, la prospettiva con cui oggi affrontiamo questo tema, dopo diciamo, la ricostruzione fatta dal dottor Roccasalva, è quella di capire in che modo la giurisprudenza sta affrontando il tema. Come ci ricordava il dottor Roccasalva, la disciplina è stata completamente riscritta, quindi gli articoli 14, da 14 a 14 quinquies sono stati completamente modificati e come molti di voi sapranno, diciamo che la lettura del nuovo testo presenta diciamo, un impegno, mettiamola così. Non fosse altro che questo impegno è dimostrato appunto dal fatto che i webinar che vengono ancora fatti sulla conferenza di servizi, nonostante sia entrata in vigore ormai da un biennio, sono ancora così diciamo, ricchi di persone che quindi hanno diciamo, voglia di capire come correttamente attuare la conferenza di servizi. E perché la norma stessa appunto lascia aperti una serie di dubbi interpretativi che diciamo, o il legislatore in un ulteriore diciamo, intervento successivo o il giudice dovrebbero chiarirci. Allora, per questo abbiamo ritenuto importante iniziare a capire in che modo la giurisprudenza affrontasse il tema della conferenza di servizi e quali aspetti in particolare fossero stati fino adesso sollevati e portati all'attenzione del giudice. Naturalmente, diciamo, lo dico, ma insomma è ovvio che si tratta ancora di casi numericamente poco rilevanti, non fosse altro che Mariangela, questo. scusa, devi alzare un pochino. Non si sente? Sì, devi alzarla anche tu un pochino la voce, ok?
Quindi ditemi se si sente meglio. Perfetto. Ok, perfetto. Grazie. Dunque, dicevo che è naturale che ancora non abbiamo moltissimi casi da analizzare, perché i casi che per noi diciamo, sono utili sono quelli che portano all'attenzione del giudice, ovviamente, conferenze di servizi indette secondo la nuova procedura. In realtà appunto non abbiamo ancora una numerosità rilevante da questo punto di vista, però sicuramente alcune indicazioni interessanti vengono fornite e quindi è per questo che oggi abbiamo deciso di affrontare questo tema. Quindi in questa slide trovate perché è importante abbiamo ritenuto importante introdurre questo aspetto legato alla giurisprudenza. Vado direttamente a capire quali sono gli aspetti, i principali aspetti trattati che ho selezionato. Allora, innanzitutto la cumulabilità in un unico contesto, quindi all'interno della stessa conferenza di servizi, di una decisione che ha a che fare con più procedimenti amministrativi. Il secondo tema è quello del preavviso di rigetto, il terzo è il nodo legato al silenzio assenso e quindi all'applicazione del silenzio assenso sia in ambito oggettivo e soggettivo, cioè capire soprattutto nell'ambito di quali soggetti si può applicare il silenzio assenso. E l'ultimo, diciamo, tema che ho riportato è quello della decisione, diciamo, della modalità di formazione della decisione della conferenza di servizi, così come poi viene applicata sia nell'ambito di alcuni procedimenti generali, sia nell'ambito dell'articolo 27 bis. I primi tre casi sono tutti trattati dal giudice amministrativo, l'ultimo, come immagino saprete, è diciamo, il frutto di una nota sentenza della Corte Costituzionale emanata nel 2019. E poi capiremo perché ci è utile comunque diciamo, trattare anche questo, diciamo, questo aspetto. Allora, andando avanti, quindi diciamo, nella trattazione, il primo tema che ho deciso, diciamo, di portare alla vostra attenzione è quello di, verificare la possibilità di cumulare all'interno di un unico contesto, quindi all'interno di un'unica conferenza di servizi decisoria, la decisione relativa a più procedimenti. La nostra norma di riferimento è quella che troviamo nell'ultimo periodo dell'articolo 14,2, che vi ho riportato sempre nella slide, che dice che quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza quindi di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata anche su richiesta dell'interessato da una delle amministrazioni precedenti. Allora, in questo caso, diciamo, la verifica di questa diciamo, quest'ipotesi è stata portata all'attenzione del giudice amministrativo campano da una società aveva presentato all'area, al responsabile dell'area urbanistica, ecologica, cimiteriale SUAP del comune di Nocera Superiore, la richiesta appunto di poter ampliare, sanare alcune opere edilizie e ampliare un preesistente impianto di distribuzione di carburanti. Dal provvedimento, quindi, diciamo, il richiedente di fatto chiedeva diciamo, al comune di considerare insieme sia la sanatoria di alcuni fabbricati che erano stati costruiti su quest'area che era già stata autorizzata in precedenza, e sia quindi la richiesta di confermare l'autorizzazione per ampliare l'impianto stesso di distribuzione di carburanti. Ovviamente l'annullamento implica che c'è stato un provvedimento quindi negativo in tal senso, così come è stato rilasciato un provvedimento negativo da parte della sovrintendenza che ha dichiarato di non partecipare alle riunioni della conferenza di servizi, in quanto ha espressamente detto che non era possibile il cumulo in un unico procedimento sia dell'aspetto legato alla sanatoria delle opere già eseguite, sia dell'autorizzazione dei lavori di completamento.
Il Comune ha sostenuto la tesi che il provvedimento non avrebbe potuto riguardare in modo unitario sia le opere abusivamente realizzate, quindi che dovevano andare in sanatoria, per i quali quindi era richiesto l'accertamento di compatibilità postuma, quindi la sanatoria dei nuovi interventi. Il procedimento invece di autorizzazione preventiva, perché era l'autorizzazione nuova rispetto all'ampliamento dello stesso servizio di idrocarburi. La prima delle quali, infatti, sarebbe, il Comune sosteneva, logicamente prioritaria rispetto alla seconda. Solo dopo il positivo esame di compatibilità dell'opera abusiva, secondo il Comune, si sarebbe potuto avviare il distinto procedimento di valutare l'ampliamento. Quindi la difesa del Comune è che i due procedimenti non possono essere tra loro considerati insieme perché devono seguire la tradizionale sequenza. Uno è propedeutico rispetto all'altro. Il TAR risponde dicendo che non si vede per quale ragione, tenute presenti le pressanti esigenze di semplificazioni procedimentali su cui si è imperniata la riforma contenuta nel decreto legislativo 127, la conferenza di servizi, quindi il modulo in esame fa riferimento alla conferenza di servizi, non possa riguardare nello stesso contesto sia l'assenso postumo sulle opere già identificate sia nel titolo, sia la richiesta, quindi sia il rilascio del titolo abilitativo. E a sostegno di questa tesi dice, quindi conferma sia la ratio legata alla riforma della conferenza di servizi stabilita con il decreto legislativo 127, che è quello di garantire la massima accelerazione procedimentale, sia il fatto che non c'è alcun divieto esplicito ricavabile dal sistema giuridico in tal senso. Quindi vedete che con questa decisione il giudice amministrativo conferma il fatto che la conferenza di servizi, così come decisoria, quindi contenuta e disciplinata dal comma 2 dell'articolo 14, rappresenta un modello organizzativo all'interno del quale è possibile far convergere diversi procedimenti finalizzati ad analizzare diversi aspetti. Quindi la conferenza di servizi rappresenta proprio il momento di massimo confronto anche di aspetti diversi legati a procedimenti diversi. Questo, lo aggiungo io, è legato anche appunto alla valorizzazione di quegli aspetti di massima accelerazione che sono stati garantiti, come ci ricordava il dottor Roccasalva, introducendo e stabilendo come modalità ordinaria di svolgimento della conferenza di servizi quella semplificata. Quindi la massima accelerazione, il massimo effetto di semplificazione viene ottenuto secondo la prospettiva del legislatore con la nuova conferenza di servizi, ma la nuova conferenza di servizi è nella logica del legislatore quella asincrona e quindi che si svolge in modalità semplificata. E quindi questo è uno degli aspetti trattati. Un secondo aspetto trattato, che è stato poi poc'anzi già descritto dal dottor Roccasalva, è quello relativo al preavviso di rigetto. La norma che vi ho riportato a fianco, quindi è sempre la norma dell'articolo 14 bis, in realtà qui manca un bis. Scusate, qui è stato riportato la norma, non ho riportato la norma corretta del preavviso di rigetto. Va bene. Comunque, insomma, sappiamo, ce l'ha descritto scusate, ho fatto un copia e incolla e non mi ero resa conto. Sappiamo che la norma ci dice che nel caso di conferenza semplificata,
Il diniego, cioè la scelta che il responsabile del procedimento fa di, non, di concludere negativamente la richiesta, deve, diciamo, quindi la determinazione conclusiva della conferenza corrisponde al preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis. Questo ovviamente significa che si deve innestare il procedimento che ci ha descritto nel dettaglio, il dottor Rocca Salva, che è quello appunto di garantire un'ulteriore fase di dialogo tra l'amministrazione e il privato interessato per verificare che non ci siano margini di miglioramento e quindi non ci siano margini di ottenere, di consentire di ottenere la richiesta da parte del privato che ha avanzato che ha presentato l'istanza. Allora, in questo caso che vi ho riportato, si tratta di un caso in cui un signore aveva deciso di presentare al suo appo del comprensorio Trigno Sinello, siamo nella regione dell'Abruzzo, una pratica comunale, quindi una scia, per realizzare un forno crematorio per animali da compagnia. Che si sarebbe andato ad ubicare in una diciamo, zona del comune di Pollutri. Ovviamente richiesta che anche qui è stata diciamo, negata. Tra le proprie diciamo, motivazioni veniva diciamo, Signora F, SF, insomma, faceva riferimento al fatto che non fosse stato applicato correttamente l'articolo 17 bis. Quindi il provvedimento è stato, la doglianza era che il provvedimento fosse stato emesso in assenza appunto di quella fase che caratterizza il preavviso di rigetto e che è quella di garantire il contraddittorio sulla possibilità di modificare il progetto o di localizzarlo in un'altra area in modo quindi di giungere ad una determinazione positiva e non negativa. Il giudice cosa dice? In questo caso il giudice amministrativo ci conferma che l'amministrazione procedente ha evidentemente violato il procedimento, poiché all'esito della conclusione della conferenza di servizi non ha provveduto a comunicare l'esito conclusivo negativo della stessa conferenza ai sensi dell'articolo 10 bis. Quindi non ha di fatto consentito appunto all'interessato di poter proporre le sue osservazioni entro il termine assegnato, che è quello previsto dall'articolo 10 bis, nonché alle altre amministrazioni di poter proporre di controdedurre sulla base delle osservazioni presentate dall'istante. Quindi, tra le varie motivazioni che erano state apportate poi in quella sede, si era anche, diciamo, si sosteneva che comunque, seppur in assenza del preavviso di rigetto, diciamo, la contestazione era meramente formale, dal momento che non ci si trovava al cospetto di un provvedimento di natura vincolata, e stante la possibilità di individuare attraverso l'interlocuzione con il richiedente soluzioni alternative, che potessero consentire il superamento di rilievi ostativi. Quindi in realtà non si poteva applicare neanche quello che la difesa sosteneva, ovvero che in realtà si trattava, come dire, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto si sostanziava in un elemento meramente formale, meramente formale. Il giudice dice che non è un aspetto meramente formale perché non consente appunto di integrare quella fase del contraddittorio che avrebbe potenzialmente consentito di giungere ad una decisione diversa. E questo perché? Perché non siamo di fronte ad una decisione vincolata, quindi ad una decisione che già è segnata secondo dei parametri precisi, ma presuppone una valutazione discrezionale da parte del responsabile del procedimento e quindi anche solo spostare la collocazione, ad esempio, di quella richiesta poteva comportare, diciamo, un esito positivo.
Peraltro, dice ancora il giudice, il comune si è limitato ad una mera descrizione delle peculiarità della zona dell'intervento senza opporre delle concrete valutazioni a sostegno dell'opposta incompatibilità dell'intervento con l'esigenza di tutele delle risorse agricole che erano praticamente legate alle aree individuate dal privato come aree su cui poter costruire questo, diciamo, questo crematorio per animali domestici. Quindi vedete che anche in questo caso il giudice amministrativo ribadisce l'importanza fondamentale di integrare nella conferenza di al termine della conferenza di servizi semplificata la fase del preavviso di rigetto, che appunto dà vita ad una vera e propria fase del contraddittorio. Come ricordava poc'anzi il dottor Roccasalva, una volta che si chiude la fase del contraddittorio non è sufficiente per l'amministrazione responsabile del procedimento dire si chiude negativamente il procedimento, ma è necessario far riferimento alle informazioni emerse durante la fase del contraddittorio per giustificare poi la decisione finale. Il silenzio ha senso, questo è il tema, diciamo, sicuramente il tema più, diciamo, uno degli elementi più interessanti legati alla novità della conferenza di servizi, per una serie di motivi, sia legati, diciamo, ai tempi oltre il quale viene a maturarsi il silenzio assenso, e qui abbiamo in realtà una serie di aspetti e una serie di problemi legati a come è scritta la norma, cioè la norma prevede tutta una serie di differenziazioni nel caso in cui a partecipare alla conferenza di servizi siano solo amministrazioni non portatrici di interessi sensibili o ci siano anche amministrazioni portatrici di interessi sensibili. Le amministrazioni portatrici di interessi sensibili, ricordo perché l'ho letto mentre, diciamo, faceva la presentazione il dottor Roccasalva, sono individuate direttamente dalla stessa norma, quindi è la stessa norma che ci individua l'elenco delle amministrazioni portatrici di interessi sensibili. E in questo elenco, siccome la norma della conferenza di servizi e la disciplina sul silenzio assenso che si innesta all'interno della conferenza di servizi è stata ripresa dall'articolo 17 bis, il legislatore ha tenuto fuori gli aspetti, appunto, come ci ricordava il dottor Roccasalva, legati all'incolumità, perché non sono stati riportati nell'articolo 17 bis. Effettivamente, questa è stata sicuramente una dimenticanza, ma lo Stato di fatto, la norma, se leggiamo appunto il disposto dell'articolo 14 bis, quell'elemento manca, e quindi per capire quale termine dover indicare all'amministrazione portatrice di quell'interesse sensibile, dobbiamo capire se è nell'elenco o meno, e in questo caso quindi si applica il termine massimo di 45 giorni. Fino ad ora, una cosa che io ho rilevato come interessante, non sono stati ancora portati all'attenzione del giudice casi legati al termine indicato dall'amministrazione responsabile del procedimento per rilasciare i rispettivi pareri. Stiamo sempre parlando, vi ricordo che stiamo parlando della conferenza di servizi semplificata, e nell'ambito della conferenza di servizi semplificata noi non troviamo, troviamo la costruzione dei termini, non troviamo, come dire, il termine dei lavori della conferenza di servizi, ma troviamo i termini che devono essere indicati per il rilascio dei rispettivi pareri. Oltre a quel termine poi viene dato un'ulteriore finestra temporale che sono i 5 giorni per emanare il provvedimento di conclusione la determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Anche qui vi ricordo, giusto, come dire, perché appunto la norma è particolarmente complessa, quindi ancora non è, però, no, ancora non è stata portata all'attenzione del giudice, che per come è stata costruita l'articolo 14 bis, comma 2,
lettera, mi sembra che sia la C, noi troviamo una costruzione dei termini differenziata, perché ci dice che il termine nel caso in cui a partecipare non ci siano amministrazioni portatrici di interessi sensibili, il termine massimo per il rilascio del parere deve essere fissato dal responsabile del procedimento in massimo 45 giorni. Quindi significa massimo 45 giorni, e poi ci dice il legislatore, fermo restando il termine di conclusione del procedimento. Quindi, come dire che la scelta che viene fatta dal responsabile del procedimento deve tener conto del termine finale di conclusione del procedimento e quindi dovrà fissare in via discrezionale e dovrà indicare alle amministrazioni non portatrici di interessi sensibili un termine che sia congruo e che sia in grado di rispettare quel termine finale di conclusione del procedimento. In parole povere, se il termine finale di un determinato procedimento che coinvolge un'amministrazione non portatrice di interessi sensibili è di 30 giorni, è chiaro che non può essere che il responsabile del procedimento dovrà tener conto che deve concludere appunto il procedimento nel termine di 30 giorni e quindi fisserà un termine per il rilascio del parere, dell'atto di assenso da parte dell'amministrazione coinvolta, che sarà necessariamente inferiore ai 45 giorni. Quindi potrebbe essere, non so, 25 più 5, in cui poi si tiene 5 giorni, oppure potrà essere 27, in poi si tiene 3 giorni per predisporre la determinazione finale di conclusione del procedimento. Quindi, laddove non ci sono amministrazioni portatrici di interessi sensibili, spetta al responsabile del procedimento individuare un termine che può essere massimo di 45 giorni, rispettando quindi come all'interno dell'involucro che è il termine finale di conclusione del procedimento, perché così dice il legislatore. Nello stesso comma, poi invece, il legislatore ci disciplina il caso in cui a partecipare alla conferenza di servizi ci siano amministrazioni portatrici di interessi sensibili. Allora, in quel caso la disciplina è costruita in un modo completamente diverso, perché ci dice il legislatore, laddove a partecipare siano amministrazioni portatrici di interessi sensibili, fa l'elenco, in tal caso, ove disposizione di legge o provvedimenti di cui all'articolo 2, sempre della legge 241 del 90, che sono i provvedimenti che individuano i termini procedimentali da parte di ciascuna amministrazione, non prevedano un termine diverso, il termine è fissato in 90 giorni. Quindi, in questo caso, che cosa significa? Che il legislatore costruisce l'individuazione dei tempi per rilasciare i pareri in un modo completamente diverso laddove ci sono le amministrazioni portatrici di interessi sensibili. Perché? È diverso perché innanzitutto il termine di 90 giorni è un termine fisso. Non ci dice è massimo 90 giorni, ma ci dice è 90 giorni. Due, perché il termine di 90 giorni in realtà è, come dire, scatta solamente laddove non ci siano normative di settore o l'amministrazione stessa, nell'ambito del proprio con un atto regolamentare, abbia individuato per il rilascio di quell'atto di assenso un termine diverso. Quindi, laddove c'è un termine diverso, e questo termine diverso ha spiegato a suo tempo il Consiglio di Stato può essere sia maggiore sia inferiore, deve applicarsi questo termine diverso. Quindi, come dire, il termine di 90 giorni in realtà ha carattere residuale. Quindi, termine fisso, termine ad al carattere residuale e terzo, viene meno il riferimento al contenitore del termine finale di conclusione del procedimento. Quindi che significa? Significa che almeno dal punto di vista, stando alla lettura della norma, il legislatore costruisce una disciplina dei tempi completamente diversa. E perché è completamente diversa? Perché, come ci ricordava il dottor Roccasalva in precedenza,
allo scadere del termine che viene indicato per il rilascio del parere, scatta anche per questi soggetti, diciamo, la spada di Damocle del silenzio assenso tra, tra pubbliche amministrazioni, che è quello poi è stato che troviamo nell'articolo 17 bis, che è stato riportato, come vi dicevo in precedenza, all'interno degli articoli 14 e seguenti, quindi all'interno della disciplina della conferenza di servizi. Quindi il fatto di fare un cambiamento epocale, perché di fatto diciamo, uno degli elementi di maggiore criticità nell'attuazione della conferenza di servizi era proprio legata al fatto che il responsabile del procedimento non fosse in grado di chiudere il procedimento perché non riceveva il parere da parte delle amministrazioni sensibili, le quali, ovviamente, essendo titolari di interessi sensibili, che cosa succede? Ovviamente devono, come dire, hanno un peso diverso nella valutazione, nella ponderazione che fa il responsabile del procedimento per decidere come chiudere il procedimento. Allora, il fatto che ci sia stato questo cambio così importante, che quindi anche queste amministrazioni siano entrate dentro la disciplina del silenzio assenso, è stato in qualche modo controbilanciato dal legislatore dicendo: se c'è una disciplina di settore che già prevede che per garantire l'istruttoria da parte dell'amministrazione portatrice di interesse sensibile è naturale ed è, come dire, indispensabile che sia stato riconosciuto in un termine di, non so, 100 giorni, sto ipotizzando, io quel termine non glielo riduco, quindi non vado ad incidere sui loro termini previsti per garantire lo svolgimento dell'istruttoria e il rilascio del parere. Ecco perché in realtà i 90 giorni hanno carattere residuale. Perché? Perché si fa salva quel tempo che lo stesso legislatore o la stessa amministrazione ha ritenuto necessario per poter arrivare al rilascio del provvedimento. Bene, questa è come è costruita, e il fatto che non ci sia la chiusura del termine del provvedimento amministrativo, addirittura, almeno astrattamente, potrebbe comportare un allungamento del termine del procedimento amministrativo. Perché? Perché se stiamo all'interno di un provvedimento, diciamo di un procedimento amministrativo che nasce, io richiedo il rilascio, non so, di un permesso X, il cui termine è previsto in 90 giorni. Questo è il termine finale di conclusione del procedimento. Immaginiamo che all'interno di quel procedimento amministrativo siano chiamati a partecipare amministrazioni portatrici di interessi sensibili, e che queste amministrazioni portatrici di interessi sensibili abbiano, diciamo, nell'ambito della propria disciplina di settore, riferiti, abbiano previsti, siano stati riconosciuti termini diversi di 90 giorni. Immaginiamo che per un'amministrazione X sia stato previsto 90 giorni, per un'amministrazione Y sia stato previsto appunto il termine di 100 giorni. Allora, in tal caso, che cosa succede? Quello che il responsabile del procedimento dovrebbe fare correttamente, stando alla lettura della norma, è quello di indicare come termine per il rilascio del parere 100 giorni, che quindi sfora in questo caso il termine finale di conclusione del procedimento, perché appunto non c'è più la clausola di chiusura, fermo restando il termine finale di conclusione del procedimento, e quindi di fatto quel procedimento si allunga fino a 100 più 5, perché sono i giorni che sono previsti nell'ambito della disciplina della conferenza di servizi e sono attribuiti al responsabile del procedimento per impacchettare e scrivere la determinazione finale della conclusione del procedimento, che corrisponde, ricordiamo, al provvedimento finale. Allora, questo quadro è un quadro molto complesso e che crea una differenziazione enorme tra casi in cui a partecipare siano amministrazioni portatrici di interesse sensibile e casi in cui non ci siano amministrazioni sensibili a prendere parte ad una conferenza di servizi, che evidentemente saranno dei casi veramente ridotti, non è stato ancora portato all'attenzione del giudice, perché quello che attualmente viene diciamo, di fatto le amministrazioni fanno è quello di indicare come termine, laddove ci siano amministrazioni portatrici di interesse sensibili, il termine di 90 giorni. Ora,
Ora, a mio avviso, però questo, come dire, se un'amministrazione portatrice di interessi sensibili nell'ambito della propria disciplina di settore avesse riconosciuto un termine maggiore di 90 giorni, secondo me il rischio qual è? Che gli viene ridotto il termine per fare la propria istruttoria e per prendere la propria decisione, oltre il quale, quindi quel termine, oltre il quale poi scatta il silenzio assenso. E quello che invece è stato portato all'attenzione, scusate se mi sono diciamo, dilungata su questo aspetto, che però diciamo, qui tenevo diciamo, a spiegare perché è uno degli aspetti, a mio avviso, più delicati della disciplina della conferenza di servizi, e stiamo solo parlando della disciplina della conferenza di servizi semplificata, perché appunto all'interno della stessa modalità, che è appunto la conferenza di servizi semplificata, sono previsti questi due modelli molto diversi e che presuppongono, nel caso in cui venga a partecipare, ci siano amministrazioni portatrici di interessi sensibili, il fatto che l'amministrazione precedente conosca esattamente i termini degli endoprocedimenti che entrano nella conferenza di servizi del procedimento principale. Ecco perché di fatto questa conoscibilità è ancora al di là da venire, quindi è per questo che di fatto quello che viene costantemente applicato è il termine di 90 giorni. Quello che invece è più volte stato già sollevato dal giudice è il caso dell'applicabilità o meno del silenzio assenso alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili. Questo perché appunto, come ricordavamo in precedenza, fin tanto che non è entrato in vigore, non è entrato il, non è stato introdotto l'articolo 17 bis, alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili di fatto avevano una sorta di veto, perché fin tanto che non rilasciavano il loro parere, il responsabile del procedimento non era nelle condizioni di poter decidere il rilascio o meno del provvedimento finale. Allora, vi ho riportato uno dei tanti casi, quindi abbiamo già, diciamo, il giudice si è già iniziato ad esprimersi su questo aspetto e la maggioranza dei casi, guarda caso, ha a che fare con la sovrintendenza. Quindi quello che viene portato all'attenzione del giudice è: ma è possibile che il parere, cioè, o meglio, diciamo, lo ricostruisco dall'altra prospettiva, il privato che si vede rilasciare un provvedimento che può essere un provvedimento negativo, ma come vedremo in questo caso è anche un provvedimento positivo, ma con delle prescrizioni che ritiene particolarmente inique, sulla base di provvedimenti espressi in ritardo da parte di amministrazioni portatrici di interessi sensibili, come in questo caso da parte della sovrintendenza. Allora, in questo caso, diciamo, ve lo trovate nelle slide, è stato portato all'attenzione del TAR Liguria e da parte della società Tortuga Beach un'istanza per chiedere l'annullamento di due diciamo, atti. La prima della determinazione, appunto vedete qua, positiva di conclusione della conferenza di servizi datata 23 maggio 2017, a firma del responsabile del settore SUA e SUAP dell'Unione di Comuni relativa al rilascio delle autorizzazioni uniche in materia di attività produttive per il progetto di ammodernamento dello stabilimento balneare che appunto si chiama Bagni Tortuga, gestito dalla stessa società nel comune di Andora. Insieme a questo chiede l'annullamento del parere espresso tardivamente, all'incirca una settimana dopo, dalla sovrintendenza, che rilasciava il parere positivo solamente dopo il termine per l'espressione delle proprie determinazioni. Quindi se il termine scadeva, il termine scadeva il 14 marzo. Allora, quindi in questo caso l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata successivamente dalla Regione sulla base delle indicazioni fornite
dalla sovrintendenza e quindi il privato dice il provvedimento che è stato rilasciato dal SUAP, dal suo SUAP, è illegittimo perché ha recepito le indicazioni contenute in un parere espresso dalla sovrintendenza che è arrivato in ritardo. Quindi quello che in realtà bisogna, quindi è illegittimo perché viola il principio del silenzio assenso. Infatti, qui trovate i principali, diciamo, le doglianze giuridiche sollevate, che è quella appunto dell'illegittimità degli atti proprio per la violazione dell'articolo 14 bis che disciplina la conferenza di servizi semplificata ed è legata quindi al fatto che oltre i termini riconosciuti per il rilascio dei propri pareri, l'amministrazione procedente deve considerare acquisito l'assenso da parte dell'amministrazione senza prescrizioni, da parte dell'amministrazione portatrice di interessi sensibili. Quindi significa che nell'emanazione del provvedimento finale quello che contava in realtà doveva essere l'assenso senza condizioni. Questo non significa, ecco, anche questo secondo me è bene ribadirlo, il fatto che il responsabile del procedimento, l'amministrazione procedente, acquisisca, diciamo, l'assenso presunto, quindi un assenso senza prescrizioni, visto che l'amministrazione competente non ha rilasciato il proprio parere nei tempi indicati, non significa necessariamente che il provvedimento principale, il procedimento principale si concluda positivamente. Cioè significa però che nella valutazione che fa il responsabile del procedimento, al termine, diciamo, al rilascio di tutti i vari pareri, quando c'è il silenzio, quel parere deve essere considerato come atto di assenso senza condizioni. E questo qui ci ribadisce in questo caso il TAR Liguria che il privato ha ragione, quindi che in realtà l'amministrazione, la sovrintendenza prima e la regione poi hanno emanato tardivamente la propria autorizzazione paesaggistica e quindi è stato illegittimo il comportamento del responsabile del procedimento di acquisire all'interno del proprio provvedimento quelle prescrizioni emanate tardivamente allo scadere del tempo indicato per il rilascio dei pareri. Quindi Allora, vedete che è una cosa scusate, interessante è molto perché interessante. Sì, abbiamo sforato di ho finito molto. il tempo. Dobbiamo lasciare un po' di spazio alle domande e risposte. Di conseguenza, sono agli ultimi 4 minuti. Possiamo prenderci qualche minuto in più, però non tantissimo perché poi ci tolgono l'aula. Dunque, chiederei a Riccardo e Mariangela di adesso iniziare a rispondere alle domande. Nel frattempo io caricherò in aula la slide per l'organizzazione del gruppo di lavoro e poi per qualsiasi dubbio o informazione scrivetemi tranquillamente upon semplificazione. Prego, a voi la parola. Mariangela, comincio io, faccio qualche domanda che è arrivata sul mio intervento, come vuoi? Allora, Sì. mi si chiede, la determinazione negativa di conclusione della conferenza produce gli effetti del preavviso di rigetto anche nel caso di conferenza simultanea? Anche nel caso di conferenza simultanea, sebbene la norma ne parli solo in riferimento alla conferenza semplificata? No, la risposta è no. Perché? Perché nell'articolo 14 ter, quindi nel procedimento di conferenza simultanea, la determinazione di conclusione negativa vale già come rigetto, quindi non come comunicazione d'avvio del procedimento. Quindi là occorrerà già inserire la famosa clausola avverso il presente provvedimento è possibile proporre, eccetera, eccetera. Perché questo? Perché nella conferenza simultanea ci siamo incontrati, ci siamo visti, anche se in maniera telematica, e quindi il privato è già stato messo in condizione di dire la sua, di formulare sue eventuali osservazioni e quindi si è già in qualche modo consacrato il principio del giusto procedimento. Quindi ecco perché l'articolo 14 ter non se ne parla. Ancora c'è una domanda, se un procedimento comprende sia
sia l'acquisizione di atti di assenso, sia endo procedimenti acquisiti in autocertificazione alla conferenza, si devono convocare tutte le amministrazioni coinvolte e applicare l'articolo 14 oppure sono da considerare atti formati? Allora, immaginate per rispondere a questa domanda, cioè io ho sia autocertificazioni sia richieste proprio di atti di pareri. Immaginate la scia che si deve indire in caso di, cioè, la conferenza che si deve indire in caso di scia condizionata, no? Questa è proprio la tipica risposta. Via però una parte di autocertificazioni legate alla scia, quindi all'attività oggetto di scia ci saranno delle autocertificazioni e poi dovrò, per altri aspetti collaterali, dovrò acquisire atti di assenso e quindi indire o convocare la conferenza. È chiaro che io indico e convoco la conferenza soltanto per l'acquisizione di pareri. Un conto è l'autocertificazione, quindi sono dichiarazioni sostitutive che io faccio ai sensi del DPR 445 e quelle sono soggette a verifica, che possono anche non avere nessuna risposta, come sapete, no? Quindi il principio fondamentale dell'articolo 19 è che, come dire, niente nuove e buone nuove, quindi se non mi rispondono a un istruttore di una scia, per me vuol dire che quelle autocertificazioni sono corrette, sono veritiere. Altro è invece la necessità di acquisire pareri o atti di assenso comunque denominati. Quindi io, per evitare, come dire, in ossequio a un elementare principio di divieto di aggravio del procedimento, inviterò in conferenza soltanto gli enti che devono esprimere pareri, non anche quelli che devono controllare le autocertificazioni. Infine, un'ultima domanda, poi do la parola a Mariangela. Dunque, per quanto riguarda, si chiede a fronte di eventuali richieste di integrazioni formulate nel termine di 15 giorni, si applica la sospensione dei termini, ai sensi dell'articolo 2,7? In che modo? Sì, certamente si applica, ce lo ricorda proprio l'articolo 2,7 della 241, richiamato non a caso dall'articolo 14 bis. I termini possono essere sospesi per una volta sola e per un periodo non superiore a 30 giorni per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Quindi stiamo attenti, questo lo dico anche come suggerimento per operativo, quando come responsabile del procedimento vado a firmare una nota di indizione della conferenza, e quindi vi ricordate nel contenuto obbligatorio dovrà inserire anche la possibilità di chiedere integrazione entro 15 giorni, rammentare questo elementare principio di decertificazione, cioè fatemi richieste di integrazione ma non su aspetti che potete voi stessi andarvi a controllare, quindi non per acquisire certificazioni e informazioni che già come pubblica amministrazione posso acquisire d'ufficio. Questo è un principio sempre che è importante ricordare. Io mi fermerei qua, poi a tutte le altre risposte, naturalmente, come ha detto prima Paola, tutte le altre domande diamo una risposta per iscritto e o invitiamo nell'aula dedicata. E Mariangela, se vuoi rispondere tu a qualcosa e poi chiudiamo. Sì, dunque io ho visto che ci sono una serie di richieste legate al concetto di complessità, cioè quando è che è possibile indire direttamente una conferenza di servizi simultanea, cioè dice la norma per nei casi in cui il responsabile del procedimento, anche su indicazione, su richiesta espressa da parte del privato istante o di altra amministrazione, può indire direttamente una conferenza semplificata e l'unico criterio che il legislatore indica è quello della complessità. Questo perché? Perché il legislatore non ha ritenuto opportuno declinare in concreto che cosa debba intendersi per complessità, ma ha lasciato la discrezionalità dell'amministrazione procedente capire quando sollevare questo elemento, elemento che deve essere motivato. Allora, anche qua per una questione di interpretazione va sempre, diciamo, chiarito e bisogna sempre avere in mente che la ratio della norma è quella di utilizzare il più possibile la conferenza di servizi semplificata, perché è quello il vero strumento di accelerazione e semplificazione introdotto con il decreto legislativo 127, perché come ci ricordava Riccardo all'inizio, fa come dire è entrato
introdotto in via obbligatoria. Se è stata introdotta in via obbligatoria è perché si è ritenuto che quello strumento fosse uno strumento semplice, più semplice rispetto a quello che noi conoscevamo in precedenza. La complessità quindi deve avere un carattere residuale. Ci sono vari parametri che possono essere utilizzati per giustificare la complessità. Ad esempio, la natura dell'intervento. Alcuni di voi ho letto una domanda che faceva riferimento al caso diciamo, ambientale dell'autorizzazione per i rifiuti. Quello mi sembra un caso, come dire, palese in cui ci sia una complessità di intervento, tant'è vero che lo stesso legislatore dice laddove c'è la valutazione di impatto ambientale, che è un altro strumento complesso e la cui complessità mi sembra abbastanza evidente, il tipo di conferenza che deve essere adottata non è la conferenza semplificata, ma è quella simultanea. Quindi direi che in questa logica bisogna introdurre e considerare dei parametri, diciamo, più oggettivi possibili, ma che sono legati alla complessità della richiesta, la natura degli interessi coinvolti, il numero e la tipologia delle amministrazioni coinvolte, il tipo di accertamento richiesto. Qualcuno faceva riferimento alle bonifiche, su cui già bisognerebbe comprendere. Su cui già ho dei dubbi che la conferenza di servizi nell'ambito delle bonifiche sia una conferenza di servizi decisoria e non istruttoria. Comunque, diciamo che ci sono tutta una serie di parametri che il responsabile del procedimento può come dire, utilizzare per motivare, ricordiamoci che deve essere motivata la complessità, per indire direttamente una conferenza in modalità simultanea, bypassando la forma semplificata. Poi ci sono moltissime altre richieste, ma su queste, come ricordava il dottor Rocca Salva, possiamo, diciamo, Sì, rispondere infatti per iscritto. abbiamo finito il tempo. Mi scuso già da. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio ancora tutti i partecipanti, i relatori, Riccardo Roccasalva, Mariangela Benedetti, per aver partecipato. Ricordo a tutti che troveranno sia le slide che la registrazione da questo pomeriggio nella stessa pagina di eventi nella quale si sono iscritti e ricordo ancora, perché ci sono alcune domande su come si può partecipare a questo gruppo di lavoro, questa novità del programma del nostro progetto. Dovete sottoporre un caso di particolare complessità e rilevanza e inviarcelo alla nostra casella mail di progetto ponsemplificazione@formez.it seguendo le indicazioni presenti nella slide, ovvero mettendo come oggetto gruppo di lavoro conferenza di servizi, nel testo della mail vostro nome e cognome, entro di appartenenza, ruolo e il punto, il caso complesso su cui si vuole poi lavorare. Si interagirà in questa modalità con un webinar in cui ci saranno appunto che cercheremo di parlare con gli esperti di queste tematiche e poi tutti i lavori, le conclusioni del lavoro sarà poi esposto in un webinar finale che si terrà il 4 di giugno. Allora ringrazio ancora tutti e troverete, vi ricordo dunque non vi preoccupate, le risposte alle vostre domande nella pagina di eventi. A questo punto ringrazio ancora tutti, vi invito a lasciare l'aula e ci vediamo per il prossimo webinar. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci.